quei tempi là si lavorava già da ragazzino. La sua vita ha sempre passato sullo scavatore, 8 ore. Marco abitava lì, dove c'è quel mucchietto qui all'inizio, un po' più alto, c'era la casa. Gli ho chiesto se si sentiva di abbatterla. L'abbiamo buttato giù, io e Olmo. È stato un fare di mezz'ora. Il perdente che c'è in noi, c'è un po' in tutti. Ho il piacere di chiamare qui colui che nelle ultime due edizioni ha vinto questa Ultra Trail Mondiale, colui che il giornale La Stampa ha definito l'uomo che ha fermato il tempo. Signori, ecco per voi Marco Mazzoni. Però nella vita in certi sensi sono un vinto. Io corro per vendetta, per rifarmi. Almeno lì, se sei davanti, sei davanti, se sei dietro, sei dietro. Lo vedi tutte le mattine alle 5, 5 e mezza, perché devi alzarti alle 5 e mezza per correre. Nelle ultime gare non l'ho visto con l'atteggiamento proprio di un campione. Vincitore l'anno scorso della Shaberton Marathon, 10° posto per Marco Olmo. Sei anche abbastanza contento, adesso sono giovanissimi, ma riesci a son qua fatte cose. L'uomo si pangia a destra, più dolore al piede. Arriverà il giorno, forse neanche tanto lontano, che dovrà smettere. Il giorno che smetto nessuno si ricorda più. Diciamo che lui ha dato la vita per correre, però questi grossi stress qua a me cominciano a pesare, forse perché sono, non lo so. Devo continuare, fermo. Andiamo. Sei stato bene, Mike? Vengo abbastanza bene, Marco, come gambe. Anzi, benissimo. Invece ci arrivassi con le gambe come l'anno scorso.